Le 19.38 su RF101, è che gran serata questo mercoledì 12 febbraio 2020. Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di dance, la continuiamo a vivere la buona musica, ma continuiamo a vivere anche emozioni grazie anche all'arte. Lo facciamo collegandoci con un amico che saluto. Buonasera Robby Rave, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Oh, benvenuto, anche se virtualmente, perché in collegamento, a che gran serata il nostro salottino che accoglie un po'. Infatti. Però insomma, come puoi notare, le comunicazioni ci permettono, sembra quasi che siamo vicini, il telefono, la tua voce, ti diceva una volta, quindi... Speriamo di fare una bella chiacchierata. Allora, detto ciò, insomma, Robby è un artista. Di cosa ti occupi, Robby? Ma guarda, appunto, non mi ripeto... Un artista poliedrico è una parola un po' grossa, però effettivamente si presta per quello che faccio, no? Nel senso che spazio abbastanza di genere. Quindi dall'inizio che ho fatto la scuola del fumetto, quindi voglio dire, da lì si inizia a fare fumetti, illustrazioni, poi comunque la mia passione grande che sono la tecnologia. E quindi ancora prima dalla musica, quindi la musica elettronica, che comunque ha sempre fatto parte della mia vita. E dalla musica elettronica si spazia anche alla grafica digitale, quindi quello che ti dà la possibilità la macchina di fare comunque sia dare immagine e musica, e quindi mi sto guardando proprio fitto ormai da 20 anni. Beh, e quindi si lavora su quello. Hai sicuramente una grande esperienza, magari potremmo anche chiederti di farci un bel logo del programma, che gran serata, così in esclusiva abbiamo un logo realizzato da uno dei professionisti, infatti. Detto questo, insomma, allo stato attuale ti stai dedicando a questa Land of Sound. Sì, infatti, come ti ho detto, comunque sia che nasce inizialmente come con la musica, diciamo che mi ha dato questa... La musica mi ha fatto conoscere appunto la tecnologia, perché appunto la musica elettronica, e di conseguenza ho spaziato, come ho detto, con la grafica, con quindi l'immagine, e ho voluto alla fine dare unire le due cose. Beh. E quindi da qui nasce proprio questo progetto, che dall'anno scorso mi dà soddisfazioni in giro per locali, perché porto questo progetto in giro per locale Torino, spaziando diciamo anche proprio di genere di locale, fino ad arrivare adesso che sarà il 29, una cosa un po' particolare, un po' anticonformista, perché esce fuori dei canoni. Si parla di un club che si chiama Supermarket a Torino, ed è un club dove comunque all'interno di questo club si chiama Mini Market, questa diciamo room adibita ad artisti quali Busta, Subsonica e quant'altro, mi è piaciuto appunto questo mio progetto, e quindi sarà la prima volta che daranno vita a una mostra. Quindi sarò all'interno di questo mini market con questa mia mostra che si chiama Land of Sound. Land of Sound. E infatti, cosa racconta Land of Sound? Land of Sound è, come ti ho detto prima, poc'anzi, unire le due cose, quindi immagine e suono. E quindi l'idea è nata proprio nel... Secondo me mancava un po' questa... collocare il genere musicale all'interno del proprio luogo di origine. Quindi per dirti ad esempio il jazz, New Orleans, Detroit, la techno, che non so, Düsseldorf, quindi ha praticamente la musica elettronica, quindi parliamo di generi attuali e contemporanei, generi più datati, come anche lo swing a New York. Certo. E quindi ho cercato almeno con 22 opere di collocare 22 generi musicali nel proprio luogo d'origine. Ah, bello. Molto molto interessante, devo dire. Tra l'altro, la gente, se ha intenzione di volere in un certo qual modo scrutare, può guardare la pagina sui social di Land of Sound e iniziare a capire un po' quelli che sono. Sì, esattamente, troverete tutte le varie opere, troverete comunque anche le varie mostre che ho fatto, che sono particolari, perché all'interno di queste tavole, dove comunque io
Cianco Dio Maggiore, i vari artisti che hanno, hanno reso celebre il genere musicale stesso. E quindi c'è anche all'interno un soggetto, perché è un soggetto, perché comunque sia volevo dare, volevo rendere, meglio, con l'immagine, diciamo, parlare della musica tramite l'immagine, c'è abbastanza una difficoltà, no? Certo, certo. Diciamo, e quindi ho cercato di dare, secondo me, cos'è la cosa che più può simboleggiare, quindi la musica, vuol dire anche erotismo, vuol dire sensualità, certo, assolutamente, infatti. E secondo me il corpo femminile, quindi il corpo femminile, quindi la pin-up, però una peculiarità, cioè praticamente queste pin-up che hanno, quindi il corpo femminile è vestito in base al genere musicale, quindi parliamo anche di moda, ha una peculiarità che praticamente la testa di queste pin-up, per ognuna hanno l'emblema del luogo. Ah, ecco, quindi un corpo femminile però con una testa che sta ad indicare il luogo che poi racconta la musica, il genere. Oh, molto interessante, beh, complimenti per questo. Esattamente. È una novità in assoluto. L'emblema praticamente io ho scelto, l'emblema di ogni luogo è l'emblema di una testa di un animale che rappresenta appunto e simboleggia quel luogo principale. Come ad esempio Berlino, l'orso. Certo. Non so, Londra, il bulldog. Anche, sono andato anche a ricercare, quindi c'è una ricerca dietro, comunque è durato un anno. Beh, direi. Si parla di una ricerca, per fortuna che comunque sia c'è Google che ci aiuta. Perché beh, certo, assolutamente. Però comunque dico un lavoro certosino, perché racconta i luoghi grazie anche ad una ricerca che pone poi all'attenzione quello che vuoi trasmettere. Allora, Roby, io veramente voglio ringraziarti, anche perché insomma sei stato molto chiaro e quindi Land of Sound attrae tantissimo, per cui chi è interessato può guardare la pagina Facebook di appunto Roby Rave con sì, Land of Sound. Sì, praticamente su facebook.com /robyrave.landofsound, quindi troverete appunto questa pagina dove all'interno troverete queste tavole e le varie foto, quindi appunto come ti stavo dicendo, queste pin-up che rappresentano la musica con questa testa di animale, noi abbiamo voluto portarle alla realtà. Mm-hmm. Quindi come ad esempio adesso sono 29, però questa mostra appunto al supermarket si potrà venire, però in tanti potete vedere comunque innanzitutto queste tavole in mostra. La sonorizzazione di questo evento curata da DJ Matisse, che ovviamente con lui siamo ormai da giugno che mi accompagna, quindi è un accompagnamento vero e proprio, dove per 22 generi musicali lui ha scelto determinati suoni, e quindi c'è una cura anche con il DJ set. Bene, insomma una cosa molto completa. Allora, prima che ci sfumano, io volevo anche ringraziarti per averci raccontato in dettaglio questa mostra che ci sarà. La particolarità è che praticamente, come tu hai detto, queste ragazze verranno portate alla realtà, quindi vedrete queste ragazze vestite con in base al genere musicale, con appunto queste maschere animalesche. Quindi una cosa un po' particolare che ci ho preso il comune, fatta al supermarket, è un club innovativo, quindi anche per questo. Bene, d'accordo. Insomma, una cosa molto carina, sentiremo parlare e ti aspettiamo anche per altre novità. Io ti saluto e ti ringrazio, Roby, una buona serata. Ciao, a presto. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Devo anche ricordare che Roby Rave nella sua mostra Land of Sound proporrà anche la possibilità dell'interattività tramite cellulare. Si potrà anche riuscire, connettendosi all'immagine, ad avere una storia documentale del genere musicale direttamente da YouTube.